Allora, Francesco Zampella, allenatore del mini allievi regionale della San Nicolese, Boys San Nicolese. Beh, il campionato, come dicevamo, un primato. Noi eravamo, l'ultima volta che ci siamo sentiti, però mister Hall occupava il secondo o terzo posto. Sì. Cosa è cambiato nelle ultime settimane? È cambiato che abbiamo recuperato la partita in casa con la terra di lavoro, abbiamo vinto 2-0. Abbiamo pareggiato il derby con la Polisportiva 0-0 e domenica abbiamo vinto 2-0 con il Carinaro e approfittando dello scivolone della Nino Gravina sulla Versa siamo andati primi insieme alla Versa con 19 punti. Adesso oggi si festeggia, questo è l'episodio del Santo Natale, una giornata di aggregazione, tanti amici che ci ritroviamo in questa splendida struttura qui al Ciapi. La ripresa tua agonistica quando è prevista? Sì, allora approfitto per fare gli auguri a tutta la società e alla mia squadra. Quindi con l'augurio di riprendere poi dal 27, riprendiamo con gli allenamenti, sì, perché riprendiamo un po' la preparazione fisica per permetterci di arrivare a fine campionato in un modo decente. E quindi ringrazio i miei ragazzi per questo regalo che mi hanno fatto, primi in classifica, spero di continuare così e ringrazio la società che oggi ci ha voluto dedicare questa giornata di festa, come vedi, alle mie spalle, quindi per farci gli auguri. Mister, lo sai, non elogiamo mai il singolo, un applauso a tutto il gruppo per dedizione, per lo spirito di abnegazione alla causa. Sicuramente, allora c'è sempre qualcuno che ti può far fare salto di qualità, però io penso che si gioca in 20, nemmeno in 11, perché è importante anche gestire un gruppo e vedere oggi dopo 3 mesi di lavoro che ci sono ancora 23-24 persone che ti seguono, quindi vuol dire che è stato fatto un buon lavoro soprattutto nella mente dei calciatori.